cosa avevi da fare. Di tanto importante da non poter proprio rimandare. Non mi dire che prego, non mi dire che dovevi solo studiare. E ti sembra un buon motivo questo per non farti neanche sentire. Vogliamo solo unitare.
vogliamo solo vomitare, siamo solo noi, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare, ecco, siamo solo noi, quelli che non abbiamo rispetto per niente, neanche per la mente, siamo solo noi, e siamo, quelli che ormai non vedono più niente, e mi fanno sempre, sì! Come ti chiami? Francesco, sei qui di Foggia, sei amico di Ignazio? Lo sai che il 31 e l'1 Ignazio ha organizzato qui un gran veglione di Capodanno, è il primo dell'anno. Chiedete le informazioni nel caso al nostro grande Ignazio che adesso è lì a fare le pizze. Facciamogli un applauso, Ignazio. Un grande applauso a Ignazio che organizza sempre spettacoli, che è un bravo pizzaiolo, è un bravo cuoco, un bravo chef. E ha organizzato, ripeto, il 31, mi ha detto che c'era un'offerta che costa solo 50 euro per il 31 e poi il pacchetto 70 euro per mangiare qui il 31 sera e l'1 mattina. Oh, grande Ignazio! Venite qui all'antico teatro il 31 a festeggiare Capodanno, chissà che magari passiamo di qui anche noi, siamo solo noi. I tre demoni sentite lo stesso, basta che ci sia posto, siamo solo noi. Ti facevo anche colazione con un toast e con un cannone nel testo. Di me, io no, siamo solo noi. Trovargli un senso, un senso. Thank you.
adesso a questa situazione, anche se questa situazione un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione domani un altro giorno arriverà.